Buonasera Altomonte, benvenuti all'anfiteatro. Grazie. Finalmente stasera ci troviamo qui nell'anfiteatro di Altomonte, visto che le condizioni climatiche, atmosferiche soprattutto, sono favorevoli. Siamo quindi alla terza serata della 14ª edizione Festival Teatro Scuola di Altomonte, quest'anno che è stato organizzato dall'UNIF, Università Imprese per la Formazione, un'associazione che cura rapporti con enti e università nazionali e straniere, favorendo i rapporti di cooperazione con la società civile. Prima di presentarvi lo spettacolo di stasera vorrei ricordarvi i prossimi appuntamenti. Il festival riprenderà il 16, 18, 19 maggio con l'Istituto Omnicomprensivo di Altomonte, dopo la breve pausa dovuta alla festa del pane dal 13 al 15 maggio. Stasera invece fuori concorso verrà rappresentata una commedia inedita. In un mondo immaginario per sfuggire alle delusioni della vita, creandosi così una felicità fittizia. E sai quante persone scappano dal mondo reale per rifugiarsi nel mondo ingannatore delle immagini e del virtuale? L'immaginazione è un mondo senza limiti. Spesso ci porta a creare confusioni e non sappiamo più la strada da seguire. Sì, un gran ballo. Io da sola che mi annoio su una sedia e lui da lontano che arriva. Io non lo noto nemmeno, mentre lui mi sveste con gli occhi. Sento uno sguardo che mi richiama a sé, ma non mi volto subito. Una musica la accompagna, piano piano mi invade, mi scende. Intrigante, è un uomo. Eh sì, ed è anche molto ricco. Chi è molto ricco? Chi è? Clint Eastwood. E chi è suo moglie? È un bravissimo regista, per cui vado a fare un casting. Casting? Eh sì, sta
sapete, è il mio 151esimo. All'ultimo sono arrivata seconda. Come mai? Perché l'altra era una raccomandata. Ah, allora sei proprio brava. Sì, lo so, ma io vorrei tanto diventare una grande attrice famosa. Come Jennifer Lopez. Lopez, direi. Michelle Pfeiffer. Pfeiffer! O Julia Roberts. Robert. Immaginate, potrei avere tutto quello che voglio. Una villa a Milano. Dove? Una limousine. Dove? Profumi. Gioielli. E vestiti a volontà. Nessun grande attore ha mai provato ad assomigliare a qualcun altro. Io, viaggiando, mi sono accorta che più si ha cose materiali, più si diventa prigionieri della paura di perderle. Avere, avere, sempre avere. La gente vuole avere sempre di più per colmare il vuoto dell'essere. Mia moglie mi chiede solo soldi, soldi. Abbiamo insieme quante cose, ma non siamo insieme. È vero, hai ragione, hai ragione. Macchina bloccata sull'ascensore, che ho dovuto fare tutte le scale a piedi. La signora. Signora, è stata colpa mia. Io ho dovuto portare su tutti questi prodotti fantastici. Ed io? Che ho dovuto portare su tutte queste scatole e tutte queste lettere. Guardi, guardi, guardi le nostre nuove convenzioni. Ma signora, me lo dà un minutino. Oh, Bettina, me la dai una sera. Prego, accomodati. Così vedo anch'io questi prodotti favolosi. Sì, sì. Prego, cara, prego. Signora, lei è stanca? Ah, pure credo. Io ho i prodotti giusti per lei. Una donna dovrebbe avere più tempo per sé. Te li vado subito a presentare. E vediamo. Vediamo un po' questi prodotti. Ma che cosa? Guardi. Signori e signori, Andalusia, detergente per prodotti che vi farà sognare la Spagna. Prego, ammirate! Ma tu guarda, ma com'è carino sto postino. Ma tu guarda, lei ha fatto questi rigonnellini. Ma diciamo, signori, e ancora, miei cari, abbiamo Cioffi 1 e Cioffi 2 per salimenti e per perché. Ammirate! Prego, miei cari. Abbiamo ma tu guarda, ma com'è carino questo, ma tu guarda quante cosine fanno adesso, ma tu... E non è finita qua? Ancora? Ancora, sì. Guarda tutti questi. Abbiamo il siero antimacchia, il fantastico gas per mobili antichi. Prego. Ma che cazzo? Ma tu guarda come... E ancora non è finita qui. Ma tu vedi... Signori? Così. Un prodotto veramente all'avanguardia, ad effetto lifting, facile da applicare, si spalma, si massaggia e massaggio. Voilà, li va. E la maniglia splenderà. Prego. Ma tu guarda com'è carino, anche queste si fanno il massaggio alle maniglie, ma tu vedi un po'. Ma quando è così? Miei cari. Abbiamo la nuova fragranza per la casa. Abbiamo Greny con la sua tecnologia avanzata a raggi ultrarosse garantisce un rilascio automatico ai cavalli regolabili di 9, 18 e 36 minuti. E la tua casa è costantemente profumata. Le fragranze disponibili sono alla vaniglia.
rosa, alla magnolia e al fior di ciliegio. Assunto, tutto questo così abbiamo più tempo per andare a fare una passeggiata, per andare a prendere un caffè, per andare in piscina. Sì, ma cara, li compriamo, guarda. Sì, tu. Tutti. Ma chissà tutti. Quanto costano però. E non è finita qui. Se voi ordinate e comprate Brillantosa subito, la nostra ditta offre un superbo coperchio in argento oggetto a chi compra subito. Prego. Lo voglio. Ma la volete finire? Non siamo al mercato qua. Scusi, signorino. Che c'è? Devo comprare il piumino magico che quando lo passi brilla tutto e si vedono pure le stelline. Mi può dare qualche soldino? Assunta, fai le richiedi, quattrina, che per me a tu, signorino. Ho lasciato il portafoglio a casa che dopo glieli rendo. Signorino? Sì, va bene. Vi do tutto quello che volete. Basta che sparite tutte da qui. Tieni i soldi. Mia. Ma sono guaglione, che vuoi fare? Mami. Ma sembra sul telefono, sta. Ma ricordati la promessa. Quale promessa, mo? Del modà. Oh, Gesù. Oh, San Gennaro. Gli ho dovuto promettere questa cosa, se no non ci volevano venire. Oh. E perché? Che cosa c'è qui che non va? Perché non volevate venire qui? Mi ha parlato, zio? Sì. Voglio... Ma io devo andare a vedere un mo'. Non ho chiesto niente. Allora, ma per il modà? Ma chi scrivi sempre con questo telefono si può sapere? Ma non sono affari tuoi, rispondimi per il modà, uffa. Ma no, poco. Con dei principi. Ma che cos'è questo modà? Un vestito alla moda. Zio, ma sei proprio hot. Modà è un locale dove si balla. Cucca. Ma quale cucca? Ma metti una cucca, va! Cucca, è uscita lei, si cucca! Oh. Uffa, ma non fare la solita mummia. Le promesse vanno mantenute. Ma io non è che non voglio promettere e non voglio mantenere le promesse. È che voi siete due fiorellini ingenui. E io non vi posso mandare da sola in questo posto. Ci viene lo zio Mauro, però! No! Ma perché no? Scordatevelo! Io non ci vado! Andate con Assunta, ecco! Assunta! Puoi venire qui, per favore? Ma Assunta è una femmina! Ci vuole un maschio per queste cose qua, non una femmina! Come mai questo per favore, questa delicatezza? Vuole chiedermi qualcosa il signorino? Questa sera porti le ragazze a Modena. Modena! Sì, insomma, lontano da qui. Sì, va bene, ci vado volentieri. Con me sono al sicuro. Thank you.
dobbiamo uscire. Brave, bravissime. Uscite, uscite, che io devo rimanere solo. Zio, dobbiamo uscire. Non sono ancora abbastanza vecchio per essere diventato sordo. Ho sentito. Andate. Mola, zio, il modà costa.